quei pregiudizi che a poco avevamo superato e che tutti coloro che si muovono in Europa avevano superato, in qualche modo stanno tornando, perché molti dei nostri stati hanno oggi governi populisti o forti movimenti populisti, e questo in qualche modo porta anche dentro l'Unione Europea delle cose strane, no? Sentiamo persone che sono eletti europei, che rappresentano tutti i cittadini europei, tornare a esprimere sentimenti contro questo, contro quello, no? Contro gli inglesi, contro i polacchi, contro i rumeni, contro gli italiani, a seconda delle situazioni. Ma però c'è, si torna, no? La voglia. Questa specie di sentimento di voglia di odiarsi, e l'odio è sicuramente la prima percezione chiara del fatto che stanno tornando tempi bui, no? Quando si torna ad odiarsi, i tempi bui sono lì, sono dietro l'angolo. Poi naturalmente, discutendo in Europa, abbiamo la possibilità di capire, ad esempio, tutto quello che sta succedendo in Africa, quindi siamo in presa diretta di nuovo con situazioni in cui volta a volta esplodono o riesplodono guerre tribali, odi, stermini. Campi di sterminio, campi dove rifugiati che arrivano raccontando situazioni tremende. Quindi abbiamo anche la percezione che questa piccola isola di pace è intanto aggredita al suo stesso interno, e contemporaneamente vediamo che cosa succede nel resto del mondo, e lo viviamo in presa diretta, perché abbiamo continuamente rappresentanti di questi movimenti che vengono a trovarci, che ci chiedono aiuto, che ci raccontano un po' cosa sta risuccedendo nel mondo. Ma l'impressione è che un po' dappertutto, forse anche grazie a questa sfrenata possibilità offerta dai social, la costruzione dell'odio sia lentamente ricominciata. Noi abbiamo, per esempio, un parlamentare europeo svedese che si chiama Selimovic, e che è di origine croata. Mi è capitato di trovarmi a Stoccolma, dove ce ne sono molti, un tassista che mi ha detto: "Ma io sono, credo lui fosse serbo e la moglie bosniaco, viceversa, insomma." Ci siamo sposati e siamo venuti a stare qui quando eravamo tutti e due jugoslavi, e non capiamo cosa è successo nel nostro paese, cioè non riusciamo a renderci conto del perché si stiano sparando. E io stessa, quando ero presidente della regione, abbiamo finanziato, in occasione delle Olimpiadi di Torino, abbiamo finanziato lo sminamento di una parte della montagna olimpica dietro Sarajevo, e ho avuto modo di toccare con mano l'incredibile cattiveria degli uomini, il fatto che prima di andare via si sia minata tutta la montagna per impedire alle persone di utilizzare le risorse di quel territorio. Era la montagna olimpica, quindi diciamo una montagna che produceva reddito, turismo, eccetera, dove migliaia di turisti erano andati a sciare. Bene, l'idea è che chiunque avesse messo piede lì sarebbe saltato in aria. Con costi enormi si sta sminando, spero che adesso abbiano finito lo sminamento. Costi enormi anche umani, perché il rischio di tutte le persone che provvedevano allo sminamento era enorme. Ecco, lì capisci veramente l'assurdità dell'odio, perché l'idea che persone che vivevano insieme fino al giorno prima arrivino a mettere delle mine per far saltare i loro avversari, anche in futuro, in modo che, come dire, ci sia memoria anche dopo che la pace è stata fatta della loro cattiveria, è veramente impressionante.